Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. Se sei qui vuol dire che ti piace il brivido, ti piacciono i racconti dell'orrore, perché oggi parliamo di La regina di ossa di Alisa Kiewit, edito dalla Giunti Editore al costo di 16 euro. Allora, Regina di ossa è un retelling del Frankenstein di Mary Shelley. Allora, Frankenstein di Mary Shelley è uno dei miei romanzi preferiti, in quanto c'è la figura del mostro tormentato, c'è la figura dell'uomo che vuole superare Dio attraverso la scienza, e mi sento di dire che effettivamente il sottotitolo del Prometeo moderno è azzeccatissimo. È stato uno dei romanzi che più mi ha attratto e più mi ha terrorizzato nella mia adolescenza, cioè lo leggevo con un misto di voglia e paura. Quando mi è capitato questo retelling, che è un retelling ovviamente del Frankenstein, ero molto dubbiosa. Io adoro i retelling, intendiamoci. Però mi rendo conto che i retelling molte volte non sono scritti bene. Soprattutto se li compari al mostro originale, quindi al romanzo a cui sono ispirati. Non è questo il caso. Secondo me, Regina di ossa, edito da Giunti Editore, è un bellissimo retelling di Frankenstein. E ora vi spiego perché. Allora, l'ambientazione è sempre quella. Solo che in questo caso siamo in una scuola di medicina dispersa in un paese del nord e Victor è uno studente di medicina che viene assassinato e trasformato in un mostro umanoide, cioè quindi il mostro di Frankenstein. In questo mondo gli umanoidi, cioè, sono già sono una consuetudine, in quanto i cadaveri vengono riassemblati con l'energia elettrica resuscitati e si trasformano in degli automi che possono servire per i ruoli più disparati o lavori di fatica oppure come carne da macello durante le battaglie. Quindi l'unico problema è che purtroppo non hanno coscienza, cioè sono degli zombie in un certo senso, senza coscienza, senza memoria di sé. Cosa succede? Victor viene assassinato e viene trasformato in un umanoide. Quando si risveglia, però, a differenza degli altri zombie, passatemi le virgolette, ha mantenuto coscienza di sé, quindi lui sa di essere Victor, però allo stesso tempo ci sono delle parti del suo corpo che sono prese da altri cadaveri che hanno coscienza del cadavere originario da cui sono stati presi. All'interno di questa storia si immette Elisa Laversa. Laversa in questa storia è una figlia di un medico, il medico è morto, lei si è iscritta alla scuola di medicina perché vuole seguire le orme del padre e è un caso assurdo in quanto è la prima donna a diventare medico. Cosa succede? Lei vuole diventare un medico che si occupa della creazione di esseri umanoidi, quindi è molto, come posso dire, è molto determinata nelle sue scelte. Cosa succede? Succede che per una serie di intrighi che non vi sto a spiegare perché altrimenti vi spoilerò il libro, incontrerà Victor e cercherà di capire chi sono stati gli assassini di Victor e cosa c'è dietro questo complotto. Non vi spoilerò nulla perché il libro, secondo me, a metà, quando viene svelato il motivo, diventa ancora più elettrizzante. Andiamo alle considerazioni. Perché mi è piaciuto? Innanzitutto c'è una buonissima caratterizzazione dei personaggi, cosa che non avrei mai detto. È un bellissimo young adult steampunk horror, secondo me, con un pizzichino di fantasy, ovviamente, perché mostri, cose, si presta allo steampunk comunque come genere. E mi è piaciuto molto come è stato caratterizzato un Victor adolescente, cioè un giovane uomo, perché in realtà avrà tra i 18 e i 20 anni nella storia, che è combattuto nella sua situazione di essere un mostro, ma comunque essere attratto da Eliza. Tutta la trama è un rocambolesco alternarsi del punto di vista della storia, sia dal punto di vista di Victor, scusate, che dal punto di vista di Eliza. Mi è piaciuto, funziona come romanzo e è un bel retelling, cioè lo consiglio perché è un romanzo innanzitutto veloce, ha un buon ritmo di lettura e mi è piaciuta molto, come vi ho detto, la caratterizzazione dei personaggi. Mi sono, cioè, se sei una donna, secondo me, se sei una ragazza che lo sta leggendo, ti puoi rivedere in certi comportamenti di Eliza, perché non è eccessivamente artefatto, nonostante sia ambientato nel periodo del regno della regina Vittoria.
Detto questo, la recensione finisce qui. Spero ti sia piaciuto, spero ti abbia intrattenuto. Qui sotto nell'info box puoi trovare il mio contatto Instagram, dove puoi seguire la mia quotidianità. Ti invito a mettere mi piace al video e al canale se ti piace il mio canale. In questo modo il canale si sviluppa ancora di più e io posso produrre contenuti ancora più interessanti. Detto questo, ciao a tutti!